veramente. Va bene. È un vero sollievo trovare una persona adulta a questo genere di feste. Di solito si vedono solo ragazzi sballati. Già. Mi chiamo Jocelyn. Jocelyn? Bel nome, complimenti. Io mi chiamo Chet. Molto lieto. Piacere. E cosa fa nella vita? Al momento mi dedico a filosofia e tedesco. Filosofia e tedesco? Ma in che senso? Non mi dica che è ancora studente. Sì, esatto. Beh, in realtà devo solo completare la mia tesi. Una cosa che diventa ogni anno sempre più impegnativa. Il terzo capitolo richiede uno sforzo sovrumano, il secondo invece non mi è costato nessuna fatica. Da quanti anni è qui all'università? Ah, un attimo, vediamo. 10, il prossimo gennaio. Ma ho perduto un semestre quando ero al secondo anno. già. Non credo che Sherry lo perdonerà tanto facilmente. È una festa molto simpatica. Ah, sì, è vero. È riuscita bene come 3 anni fa e molto meglio di quelle degli ultimi 2 anni. Anche se, per quanto mi riguarda, non è all'altezza della festa di 6 anni fa. Quella è stata davvero speciale. Alla festa di 5 anni fa non ho partecipato, forse solo perché avevo altro a cui pensare in quel momento. Però... I miei vecchi sono venuti da Chicago per organizzare questa festa. E il piccolo Otis ha una faccia decisamente più adatta a un funerale. Ho avuto una crisi ansiosa e non ho mangiato niente. Tu sai essere solo ansioso o incavolato. E adesso sono ansioso. Ma è normale per un ragazzo fragile. Mai affatto l'aria di un tipo fragile. Sì, ma è chiaro, hai capito benissimo. Tu sei alto e molto forte. Un tipo certo, robusto. Sì, ma interiormente sono fragile. Mi sento piccolo come un pigmeo. Io sono tanto piccolo che non so fare quello che per i più grandi è facilissimo. Salve, ragazzi. Tu sei pazzo, Otis. È questa la verità. Di che parlate? Oh! Ora che posso farlo, voglio leggere tutti i racconti più famosi. Tu vuoi sposarti, vero? Sì, certo. Tutto è molto bene. Presto. Avevo paura che cadendo... Sentite, sapete dirmi 8 film in cui le scimmie hanno un ruolo chiave? Tarzan, l'uomo scimmia... Ma e che tutta idea? La serie. Spero che non ci sentano parlare di scimmie. Lo sai che sto per perdere il senso della mia identità? 8 ore fa ero Max Belmont che stava per laurearsi in inglese. Adesso invece sono Max Belmont che non fa più niente. Quello che pensi è sbagliato. Vediamo se perché non è vero? Altro. Non faccio più niente. Niente di più rispetto al passato. Ora smettila. Parlare di scimmie è proprio stupido. Già, parlare di scimmie è il massimo della stupidità. È vero. Cambiamo argomento, fatemi i nomi di 6 filosofi empiristi. Io dico Hume. Ora tocca a me. Mettiamo i piedi per terra. Uno schifo. Hume. Quale può essere la cosa più drammatica per un neolaureato? Dream. Un attacco cardiaco. Dover vivere a Milwaukee. Dimenticare quello che hai imparato.